You want to build a dream home in Italy? Is it a dream or is it a nightmare? Well, actually very interesting. Here I am in a home that was built. And those of you who follow my channel, man, we've had some experiences trying to build in Italy and woof, it is a rock and roll journey. It's quite an adventure, but this house is absolutely stunning. So this is a bit of a different video than videos I've typically done. What we're gonna do is we're gonna come on site. And it's the builder who built this house, actually the same builder who's building my house in Sardinia. We're in Sardinia and he's gonna walk us through. I'm gonna ask some questions in Italian and take us through this incredible house. It's just absolutely stunning. He's done a beautiful work. I feel so much better after all the nightmares or delays that we had, but actually the owner, Patricia, you'll see her at the end of the video. She's gonna tell us what she thinks of the builder, but you gotta hear the builder. He has so much passion. He explains how he builds, why he builds certain ways. So here we go. All right, well, I'm here with Massimo, the builder here in Sardinia, super excited. And what we're gonna do this video is I'm gonna ask Massimo some questions. I put some translations and he's gonna tell us a little bit about his vision of building this house. This is Patrice's house. It's stunning. I'm so excited to visit it. So I'm gonna kick off and start asking some questions. So Massimo, the first question is the following. Tell me a little bit about what is your vision when you are building a house. So give me one second, I'm gonna flip it over and here we go. Bene, buonasera. La posizione della casa è una posizione naturale, la posizione migliore per avere un punto molto panoramico della casa, ma rispettare molto l'ambiente circostante. Una casa mimetizzata nell'ambiente circostante. Una casa costruita con materiali naturali, tipici, tradizionali della nostra terra. Granito vecchio, intonaco che assomiglia al colore della terra, infissi anticati e tegole vecchie, tegole che hanno oltre 100 anni. Ecco, rispettare l'ambiente circostante per me è la cosa fondamentale, è la cosa che io penso quando vado a costruire una casa. Le case devono essere belle e ognuna deve avere la propria particolarità e la propria differenza. Non fare case in serie. Ogni casa ha la sua storia, ogni casa ha la sua idea, ogni casa ha la sua posizione strategica, panoramica, naturalistica e soprattutto integrata nell'ambiente circostante. Questo, come possiamo vedere, un intonaco particolare, con un colore caldo, un prodotto particolare che sposa molto bene con i colori circostanti, ma un grande prodotto professionale realizzato con fibre di vetro, è un prodotto che consente piccoli movimenti, non lesionature e quindi grande resistenza agli agenti atmosferici. Queste sono delle prese d'aria che costruisco sulle case per non avere umidità di risalita. È molto importante per avere un ambiente sano, naturale all'interno della casa. Qua ancora stiamo completando il giardino, che sarà completato da piante tipiche mediterranee, quindi mirto, lavanda, elicriso, corbezzole, tutte queste piante qua. Questa sarà una zona relax, una zona sempre costruita con pietre locali, ecco, cantoni di granito. Le nostre vecchie case in Sardegna erano costruite tutte con i cantoni di granito. I nostri avi costruivano gli stazzi con i cantoni di granito. Abbiamo la fortuna che molti vengono recuperati e quindi ancora ad oggi si riesce a trovare sul mercato questi cantoni di granito. Questo è quello che vi dicevo prima, la posizione della casa, una posizione panoramica e soprattutto deve essere molto ben esposta al sole. Questo è est e quello è ovest. Questa casa tutto il giorno prende il sole. All right, Massimo, so let's head into the house. Tell us about the house inside and your vision and everything that you decided with Patricia and kind of the touches that you
helped to frame this incredible house. So let's head on in, okay? Okay, Massimo. Bene, questo è l'ingresso della casa. Già dalla parte esterna ho avuto l'idea di creare un ingresso protetto, differente dalla solita copertura, dal solito tettino che si fanno per gli ingressi dalle case. Ho creato una sorta di camera ma aperta, senza la porta, senza le finestre, molto vecchio, con materiali di recupero, ma un ingresso protetto dall'acqua e dal vento, perché è protetto dal nord, dai venti predominanti in Sardegna, protetto un po' da tutto. Entriamo nella casa. Prego. La casa interna è questa, e così come la parte esterna, l'uso dei materiali è semplice: intonaci tipici, come si facevano anticamente, graffiati, e ginepro, tipico della nostra Sardegna e del Mediterraneo, un legno molto duro, molto profumato, profumo eterno, perché per tutta la vita ci sarà sempre questo profumo di ginepro, fantastico, fantastico. Questa è la parte di soggiorno, con una vetrata sulla cucina per vedere est, sorgere del sole, e la parte nord, dove da qua riusciamo a vedere uno scorcio di mare. Abbiamo pensato delle cose per arricchire la cucina, ma le idee vengono step by step, situazione per situazione, angolo per angolo. E mentre la casa progressa, costruisce, va avanti, alcune idee si cambiano. Qua nella cucina abbiamo pensato di dare un po' di colore per ravvivare tutta la cucina. Una cucina molto funzionale, pratica, con una parte di a vista, mentre uno è qua che lavora, che cucina, all'ingresso della casa sotto controllo. E questo è importante per uno che vive in campagna. Arriva gente a casa, suona il citofono, viene a piedi e vede. Un'isola funzionale per cucinare, per mangiare e per passare del tempo. Questa forse è la mia creazione più bella, Nina. Nina, non c'è il fratello. Hello, Nina. Di saluta. Ciao. Nina è fantastica, la mia seconda figlia. Questo è il soggiorno, questa è la cucina, scusa. La cucina con la vista sul panorama, con la sala da pranzo. Ecco, la sala da pranzo è particolare. Particolare perché le luci non sono fatte a caso, sono state studiate. Richiamano le mura del castello, il castello di Baldo che abbiamo qua vicino. Quindi ho cercato di richiamare l'idea del castello sulle luci. Dimenticavo, importante, sulla cucina è stato fatto un lavoro particolare, con diversi procedimenti, con materiali professionali, costosi, ma utilizzando anche dei giornali. Ecco, questo è il castello di Baldo, che è posizionato a 100 metri da questa casa. E quindi ho cercato di richiamare in più parti della casa un qualcosa che richiamasse il castello medievale di Baldo. Questa è la sala da pranzo. Una cosa molto particolare, secondo me, aver creato queste luci. Non sono luci molto forti, ma sono luci d'effetto. Ecco, ogni posto sul tavolo alla luce dritta sul piatto. Wow, that's amazing. Questo si è impiegato del tempo. Posso dire che la mia grande fortuna è di avere nella mia equipe, oltre alle mie idee, se uno non ha
le giuste persone che sanno eseguire questi lavori, le idee non sono niente. Nella mia equipe ho persone molto professionali che sanno fare bene il proprio lavoro del ferro, del legno, degli intonaci, dei pavimenti, tutta gente del posto, che quindi sappiamo come si costruiva prima perché vivevamo le nostre campagne, così via. Qua abbiamo un piccolo corridoio, ecco, anche queste sono tutte fatte a mano. Nota. Tutte fatte a mano. Non troverai una luce una uguale all'altra. Particolari, Beautiful. come particolari sono le porte. Non sono invecchiate, sono vecchie. I like that. Sono vecchie. And Massimo, those doors, I was telling Patrizia, maybe for my house. It's very nice. Ok. But we need to talk budget. Questa è un laboratorio. In questo laboratorio abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso per il tetto. Ecco, abbiamo voluto fare un trucco. Il trucco è che il tetto qua veniva dritto. Quindi si vedeva questo tetto che andava su dritto. Cosa abbiamo pensato? Ecco, mettiamo questa trave qua. Mettiamo questo tetto. Io da dentro casa ho la sensazione, l'illusione ottica, che il tetto sia così. In realtà non è così. Il mio tetto è dritto. Ecco, vivendo il cantiere, vivendo il progetto, vivendo il cantiere, vengono fuori diverse idee. Diverse idee che vengono messe in atto molto bene da chi lavora con me. Grazie a loro che riusciamo a sviluppare idee, progetti e angoli particolari. Vieni. Dimenticavo un'altra cosa importante. Sulla cucina è stato scelto appositamente di dare luce sulla parte alta per richiamare un gioco di colori per dare vivacità alla cucina, perché la casa è tutta bianca con il legno. Allora, pensando, la prima volta abbiamo messo il legno e non mi piaceva perché aveva questo colore. Cambiato una seconda volta e avevo un po' il colore del parquet e non ero soddisfatto. Alla fine ho pensato e ho detto: qua dobbiamo avere dei colori, colori tenui, caldi, colori che richiamano un po' quello che noi abbiamo esternamente, il verde, il marrò, un po' di grigio. Ecco, abbiamo fatto questi colori ed è stato molto apprezzato dalla cliente questo gioco di colori. Qua il corridoio che abbiamo sulle camere è stato pensato in modo da creare un gioco di colori che dia la sensazione che stai andando in un tunnel luminoso. Ecco, quando dicevo prima, è grazie agli artigiani che riesco ad eseguire questi lavori. Qua puoi notare questa cucina, questo caminetto, scusami. Questo caminetto, tutti gli spigoli e le lavorazioni che ha questo. Questo è granito, granito sardo. Queste lavorazioni vengono fatte a mano. Quindi se uno è bravo a pensare, a disegnare, ma chi lavora la pietra non è bravo, non riuscirai mai a fare questi lavori. Quindi l'unione, la fusione di idee e artigiani bravi che sanno sviluppare il tuo lavoro ti fa avere questi risultati. Questo è un corridoio che ci mette su delle camere da letto, camere piccole, però molto movimentate. Ecco, invece di avere la classica camera alta, a me piace abbassare l'altezza delle camere per avere un ambiente più caldo e muoverla e realizzare là un piccolo soppalco. Ecco, realizzare un piccolo soppalco, bello se uno ha dei bambini, perché i bambini amano dormire nei soppalchi, bello perché se ho necessità di appoggiare un pezzo, ho sempre una stiva per una valigia, un giubbotto invernale, lo metto lì, quindi lascio spazio nella camera e niente. Ecco, questo
Questo è lo spazio della camera. Sempre il discorso artigiani, grazie degli artigiani che capiscono le mie idee, i miei disegni e sanno mettere in pratica tutto quello che io penso. E questo è fondamentale. Importante non è solo quello di dividere, di fare le case tutte una diversa dall'altra, ma è dividere all'interno della casa stessa, avere camere una diversa dall'altra. Quindi anche nelle camere, come hai visto, quella camera è bella, ma è diversa da questa. Lo stile è quello, ma è diversa. Questo è un soppalco. Qua ci sarà la scala in legno per andare su, ancora non mi è stata consegnata dall'artigiano. E questa è una camera un po' più semplice, più alta, aperta e funzionale. Però sempre, sempre, ginepro, tipico, tradizionale della Gallura. E qua abbiamo un bagno. Come puoi vedere anche questo bagno è diverso. È diverso perché si è utilizzato un intonaco particolare, un intonaco speciale, un intonaco che viene fatto con 5 procedimenti per arrivare al procedimento finale. Molta luminosità particolare, viene graffiato, diversi procedimenti, sempre, passi, graffi, tiri e fuori. In questo bagno c'è una cosa particolare che sono fiero che l'ho pensata. Perché? Ti spiego perché. È una cosa, secondo me, molto importante che manca su tutti i bagni, per quanto possano essere grandi. Ti faccio vedere. Questo è il bagno. Quello che manca sempre in tutti i bagni è un angolo dove mettere la cappatoia, ok? Immaginiamo che questo sia la cappatoia. Cosa succede? In tutti i bagni uno entra nella doccia, prende la cappatoio e bagna tutto per terra. A me questo non piace. Quindi ho pensato e ho trovato questa nicchia con la corrente dentro l'acqua. Una nicchia che però io metto un accappatoio qua, riscaldo l'accappatoio, faccio la doccia senza uscire fuori, prendo l'accappatoio, asciugo. Quando io esco dalla doccia non ho acqua per terra. Questo è un olivastro, questo è un pezzo di olivastro, vedi queste bucate, questa è una radice di olivastro. Beautiful. Per appoggiare l'asciugamano non c'è niente, ecco, pensato la radice, questo invece di venire più fuori, più dentro, e l'asciugamano appoggi in modo naturale sulla radice. Very nice. Ecco, idee pazze, però secondo me idee diverse, importanti per accontentare un cliente, ma quella della doccia secondo me è veramente un'idea speciale. Can we go to the main bedroom upstairs? Sì. Ecco, qua da quest'angolo qua, un'altra cosa che avevo pensato io, Luogo Santo è un posto dove abbiamo tanti, tanti reperti storici. Il castello medievale di Baldo che è là, ma qua vicino io dal terreno vedevo una cosa, il castello di San Leonardo. Quindi io da questa casa dovevo riuscire a vedere da più punti il castello di San Leonardo. E cos'era bello per me? Uscendo da questo corridoio poter vedere il castello di San Leonardo. Come? Piano piano, pensa. Ecco, faccio uno scorrevole. Quindi, quando io esco dalle camere, vedo il castello di San Leonardo. Quando sono in soggiorno, vedo il castello di San Leonardo. Quando sono in cucina, vedo il castello di San Leonardo. Is that the castle over there? Quello che si vede lassù è il castello di San Leonardo. E io sono riuscito, nell'intento, da più punti della casa, vedere il castello di San Leonardo. So walk through here, this is the angle, see the castle way over there, sit here on the couch, see the castle, sit right there at the kitchen table having a drink, looking out the view of the castle. That's really cool. Questo, ecco,
queste sono le idee pazze, furiose, che mi vengono in mente mentre costruisco una casa, elaboro un progetto di una casa. And how heavy was this? Questo è importante per me in una cucina. Perché è importante in una cucina? Perché se io devo rifare tutti i giorni a fare la colazione, come si faceva anticamente, una cucina, il tavolo dove si pranza, deve essere il tavolo che tu utilizzi per la colazione, per il pranzo e per la cena. Non mi piace, non è bello, secondo le mie idee. Allora poi ho pensato un'isola importante, perché questo è un piano di un marmo, questo non è sardo, questo è un marmo brasiliano, però è nero ed è bellissimo. Però un'isola dove vediamo mia figlia seduta, possiamo ecco sedirci 1, 2, 3, 4, 5 persone. Quindi cos'è importante per me? Che io la mattina preparo il caffè, non devo andare con il caffè sul tavolo della sala pranzo, ma preparo il caffè e mi siedo qua, con tutto il mio panorama e con il sole che sorge lì. Quindi io la mattina ho il sole che sorge lì. E da dove c'è Nina, qua, che fa colazione, se tu noti, abbiamo il castello di San Leonardo a vista. Che questo è molto bello. So this upstairs is the master bedroom. Qua, secondo me, c'è un'idea pazza. Un'idea pazza che ho avuto su queste scale, più idee. Creare delle finestre che mi consentissero, mentre vado su, notare e vedere il panorama in profondità, delle piccole finestre. Vedere sempre il panorama. Una scala particolare, complessa, perché c'è tanto lavoro. Tutto questo è fatto con una ragnatela di ferro, di ferri, messi così, incastrati, legati e sopra il cemento, per finire dopo con questo lavoro qua. Ma qua, secondo me, c'è il massimo dell'espressione di essere pazzi. E ti spiego perché. Tell me. La bellezza della scala è questa, no. Una cosa che succedeva su tutti i cantieri è che quando tu costruisci, molte volte spieghi delle cose dei clienti, capiscono o non capiscono, perché non è facile. Qua ho avuto la fortuna che la cliente ha avuto fiducia in me e diciamo mi ha dato carta bianca, ma tu costruiscimi la mia casa come vuoi. Ecco, è stato importante. Abbiamo confrontato alcune idee, alcune cose, abbiamo trovato il punto di incontro e siamo partiti a costruire la casa. E quello che io in tutte le case non sopportavo cos'era? Perdere lo spazio sopra una scala. Come? Qua, sotto, creando un effetto molto bello, particolare, scenografico, ma quando arrivo sulla parte alta, creare una zona relax, una zona lettura, dove? Sopra la scala. Eccoci qua. Eccoci qua, un piccolo angolo, un angolo di meditazione, un angolo relax. Ma anche da quest'angolo relax io, prego, metta vicino lì. Anche da quest'angolo relax tutto il panorama sulla vallata, il panorama sulla mia proprietà e la vista sul castello. Yeah, Patricia says this is like her meditation space. She comes here, sits right there where the daughter is. Look, some meditation music. And she says, such a peaceful space. And it's amazing that you had the idea to use a space like this. Now, master bedroom. I follow you, questa, sir. Questa è la camera da letto padronale. Una camera da letto principale, una camera da letto semplice, ma come potrai notare, questa camera da letto è diversa dalle altre che abbiamo visto. Mentre sulle altre camere da letto avevamo il soppalco, il ginepro, qua siamo stati sul tradizionale. Castagno, semplice, semisquadrato, lavorato, però trattato con un prodotto particolare
che ti dà questo profumo fantastico. Beautiful. Questo profumo fantastico. Ecco, anche qua è stato creato una sorta di soppalco con un vetro colorato che ti dà vivacità, un intonaco speciale e una pittura particolare. Perché quello che risalta tanto è anche la pittura. E questo bagno, a differenza degli altri bagni, è stato lavorato in modo diverso. Anche qua, ecco, qua posso farti notare una cosa. Questo era il primo effetto che avevo in cucina. Yep, I remember. Non ero soddisfatto di questo lavoro qua. Mentre qua nel bagno, secondo me, questo ci stava bene. In cucina no. In cucina volevo una cosa colorata, volevo vivacità sul colore e quant'altro. Anche questo bagno, anche questa luccia, è una luccia particolare. Perché l'idea della luccia è giù, io mi lavo, prendo l'accappatoio e vado fuori. Ecco, io mi asciugo dentro la doccia e rimango asciutto qua. Quando esco qua non ho acqua. Stai attento, Nathan. Su questo bagno c'è una cosa particolare. Un'idea pazza anche su questo bagno. Questo è il piano del bagno. Questo è qua. Io però dovevo riuscire da questa parte più alta a far vedere il bagno e il mare alla signora. Come potevo fare? Allora lì ho pensato di realizzare il lavandino, fare due gradini, uno, due, fare questi due gradini, questo è quando uno si lava la faccia. Il mare non è questo, il mare è quello che si vede dalla finestra, quindi riuscendo a fare questi due gradini, qua la signora la mattina, quando viene a lavarsi i denti, lavarsi la faccia, si gira e vede il mare in profondità. Oh, ecco. That's very smart. Sono delle idee un po' pazze, però. Very nice and very unique, very different. You have a lot of things in the house that you've really done, put a special touch to. Very, very special. Questo l'artigiano molto molto bravo che mi crea tutte queste qua. Non ricordiamo che queste sono terracotte fatte, pitturate a mano, niente industriale, lavora tutto a mano, un artigiano molto bravo di Luogosanto, con idee fantastiche, che mi produce tutte queste lavorazioni. Cosa sono queste lavorazioni? Questa è la vecchia donna sarda. Oh, amazing. And I love the indirect lighting like that. La vecchia donna sarda in attesa. That's cool. Pregnant. Pregnant, yes. In buona sarda. Shall we go and see the outside area in the back where you did kind of the like a terrace outside? Okay. I follow you. Ecco, l'effetto, stai attento. Se tu vedi le scale, una illuminata a destra e una illuminata a sinistra. Mm, yeah. E questo left, è un gioco right, della left, right. No, sì. That's destra, cool. Sinistra. Adesso quello che io ho pensato salendo, scendendo, lo noti meglio da qua. Ecco, io da questa finestra vedo il castello di San Leonardo. Quindi riesco da più punti della casa a vedere quella che è una bellezza in lontananza. That's cool. Ah, dimenticavo. La signora ha tre oggetti ai quali tiene tanto. Tre oggetti da esporre, importanti. E quindi io dovevo trovare un angolo nella casa dove mettere questi oggetti. Allora cosa ho pensato? In questo gioco di luci della scala faccio tre nicchie. Ecco, adesso so che la signora sta preparando dei piedistalli in ferro per mettere questi oggetti qua. Uno, due, tre. Very nice.
La cosa importante per me su una progettazione è quella di cercare di ottimizzare lo spazio che ho per costruire. Non amo perdere spazio in corridoi perché lo spazio perso non mi piace. Preferisco sfruttare più spazio possibile, creando delle volte, creando dei giochi che siano belli ma soprattutto utili, perché questo è molto importante. Let's go to the terrazza or... Qua, questa è una parte esterna in fase di completamento. Anche la qualità degli infissi. Siamo dentro casa. Oggi è una giornata un po' ventosa. Non si sente niente. Quando la qualità dell'infisso è ottima, tu dentro casa sei tranquillo. Makes a big difference. È un'altra cosa importante che purtroppo non si può trasmettere con il video, ma tu riesci a sentire qua. La casa è perfettamente isolata. Non abbiamo ponte termico. Perché? Perché abbiamo una muratura così spessa e abbiamo più fasi di isolamento. Yep. E questo è importante. La signora d'inverno, con un semplice caminetto, con questa legna, riscalda tutto questo ambiente. E questo è importante, il risparmio energetico. Very good. È una fonte di calore molto buona. Questa è una veranda. Veranda classica, tipica. Chiudi la porta, amore, per favore, grazie. Una veranda tipica con del ginepro, con della canna. Una veranda... Perché la scelta di questa veranda qua? Perché la scelta è una veranda riparata. Perché durante il periodo estivo, quando in Sardegna abbiamo temperature un po' alte, è bello avere un'aria un po' più fresca. E quindi, essendo esposta a nord, ho pensato a una veranda che mi dà refrigerio durante il periodo estivo. Very smart. Però voglio farti vedere una cosa importante, un'idea importante. Importante, importanti sono tutte le idee. Un'idea bella sullo sviluppo di questa casa. Questa che vediamo qua è semplicemente, cosa è? Una cisterna di cemento, una cisterna rettangolare, quelle cisterne grigie, utili ma brutte da vedere. Perché? Perché è un cubo di cemento. Noi allora, pensando come trasformare, perché non potevamo rovinare l'impatto di questa casa nuova ma sembra una casa vecchia. Oh, you even hide the outside of the AC units like that, so they're covered, so you don't see them. Questo è un box per i motori dell'aria condizionata. Importante, perché? Perché come tu puoi vedere qua non possono entrare, le formiche, stop. Possono entrare i gechi, non possono entrare i topi, che in campagna ci danno fastidio, ci disturbano perché mangiano i tubi. Qua non entra niente. Ma questa è la cisterna. Questa è una cisterna in cemento, quindi con un po' di idee abbiamo modificato quella che è la cisterna. Ma l'abbiamo sfruttata al massimo come? Ti faccio vedere dall'esterno, come on. Ok. Massimo always integrating into the environment with the stones. Queste sono tutte quante bocchette d'aerazione. Tutte. Questo la... Dopo ti spiego anche cos'è questo. Ecco, questa è la cisterna dell'acqua, che però cosa è diventata? È diventata un piccolo castello, perché viviamo di viste su castelli, ma diventa una veranda dove questa adesso ci vuole una piccola ringhierina, però una veranda panoramica su tutta la casa. Una casa semplice, non è una casa complicata, perché vediamo il tetto, sono tutti tetti a due acque.
Però riuscendo a muovere i cubi, diamo un movimento leggero, ma armonioso con l'ambiente circostante alla nostra casa. E anche da qua abbiamo il panorama sul castello là. Purtroppo c'è tanta vegetazione e non si vede il castello di Baldu che abbiamo qua a 100 metri. Però ecco, questa è una cisterna. Questa è una cisterna. L'abbiamo trasformata in una veranda, bella da vedere, ma anche pratica perché qua posso mettere un tavolino, una sedia e bere un tè. Amazing. Ok? Bravo, A te. Massimo. Grazie. Let me ask you a question. A little bit about if we're looking out, what are the rules in terms? So first, tell us a little bit about the size of this lot, how big it was, and then tell us what are the rules of building? When you build a lot, how much land do you have to build, and what does it mean in terms of the panorama? So if you can answer that. Bene, molto importante, una precisazione da fare in questo momento, così come questa proprietà di Patrizia, che sono 100.000 metri quadrati, Wow. in Sardegna, in questo momento, acquistando 50.000-60.000 metri quadrati, si possono fare delle costruzioni, delle case come questa di Patrizia. Ma la cosa importante, bella, è che con una superficie così vasta, ogni casa ha la propria privacy, perché non abbiamo case edificate, costruite l'una vicino all'altra. Quindi uno ha la casa, tanti metri quadrati, il proprio giardino, la propria privacy, il proprio panorama, la propria terra. E ogni terra ha la sua particolarità diversa, le rocce, gli alberi, le piante tipiche. Questo è molto importante per la privacy, per la tranquillità, per il quieto vivere. Ecco, questa è una cosa che piace tanto e che attira tanto la gente per venire nelle nostre terre per cercare di comprare e costruire il proprio sogno, come ha fatto così Patrizia con questa casa qua. Quando ha comprato il terreno, la terra era così, nuda e cruda, non c'era niente. Con il progetto, in 16 mesi, 18 mesi, si può partire da zero e costruire una casa come questa. Ecco, alcune zone magari non ti consentono due livelli, ma anche con un livello solo si fanno case molto 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 belle. Ecco, questa è la dimostrazione lampante. E adesso la signora Patrizia vive stabilmente qua, innamorata della propria terra, innamorata del proprio vivere tutto, vivere in modo diverso, in modo molto più tranquillo. E questo è importante dopo il periodo del Covid. Perché durante il periodo del Covid l'ossessione della gente, uscire, aver paura, non poter uscire da casa, questo è importante. È importante perché io qua ho un mare di verde intorno a me. Posso uscire, passeggiare, andare da tutte le parti. Molta tranquillità, molta sicurezza nella vita. La cosa bella è che da qua prendiamo la macchina, 10 minuti, un quarto d'ora e andiamo al mare da tutte le parti. Nord Sardegna, Ovest Sardegna, Est Sardegna. E questo è molto importante perché con i tempi che ci sono nelle città, abituati a fare 5 km in 2 ore, in Sardegna in 3 ore si va da una parte all'altra dell'isola. Quindi questo è molto importante per il benessere di una persona, per la tranquillità di vita di una persona. Perfetto. Puoi fare un secondo video, Massimo? All right, so I'm here in the house with the owner, Patricia, right here, and I'm gonna ask just a few questions to Patricia to say a little bit about her experience here. So the first question, Patricia, is gonna be, why did you choose Massimo? And then the second question is gonna be, what do you think of the house? This is your house. So let me flip the camera and we'll turn it to you. Moi, j'ai choisi Massimo parce qu'il fait des maisons très, très exceptionnelles. Pas une maison, elle est même comme l'autre. Il respecte la nature. Chaque maison, elle est bien placée dans la nature, individuelle. J'aime les choses qu'il fait, comme le plafond, qu'il est très spécial, les couleurs ou une illumination des lumières. Il aime son métier.
Et c'est sensationnel de faire une maison avec lui parce que après on se sent vraiment très bien dans ces maisons. It's beautiful. It's really incredible and very living. So, would you recommend Massimo? You think I made a good choice? Vous pensez, vous le recommanderiez, Massimo, que j'ai fait un bon choix? Ah oui, tout de suite. Faire une maison avec Massimo, c'est sensationnel. C'est vraiment, après, on a quelque chose d'exceptionnel, d'exclusif. C'est sensationnel. Massimo, we got a thumbs up. Et bravo. Grazie. Well, what an experience. Thank you, Massimo. Amazing taking us through, getting a sense. And Patricia for letting us into the house. I hope you enjoyed it. For me, I feel so much better seeing the final product, seeing what this gentleman here, his passion, his knowledge, everything he does, it's really amazing. And you know, I had doubts about what's happening here in Sardinia. Did I make the right decision? Well, I think with this type of quality, this know-how, and I have here another owner of a house that Massimo built was super happy. So thank you so much for watching. More videos to come. Make sure you click the like button, subscribe to the channel, and I'll see you in a future video. Thank you.